questa cosa delle infrastrutture, dei trasporti, dei nostri ritardi rispetto ai panorami internazionali, eccetera, non è mai stata sufficiente affrontata, ed è finito in un buco nero. Perché il paese, dagli anni 70 in poi, fino agli anni 70 nelle infrastrutture eravamo leader in Europa per dotazione di infrastrutture autostradali, per esempio. Poi a un certo punto nel 75 qualcuno decise di fare una legge che vietava la costruzione di autostrade e così negli anni successivi siamo rotolati indietro, precipitando tra i lucidi posti. Sulla politica dei trasporti invece dei servizi, ma in realtà il nostro paese non è sempre stata questa tra le priorità in fondo all'agenda, nel senso che poi regolarmente usciva fuori dal settore, per cui ci troviamo con un settore tra, come dire, i meno industrializzati, diciamo, una situazione pre-industriale di tutta l'Europa. Allora il tema era di riuscire a cercare di spiegare perché eravamo bloccati così, mettere in fila con i numeri. Vi ricordo che Einaudi diceva, in una famosa frase, bisogna conoscere per deliberare. Se noi non riusciamo da dove partiamo, capiamo da dove partiamo, quali sono i nostri ritardi, quali sono i gap, noi non riusciamo a costruire delle politiche industriali, delle politiche economiche che abbiano un senso compiuto, che ci aiutino a colmare i gap. Se no, fastidiamo delle cose sopra l'altra, ma senza una visione di lungo periodo. Questa è la prima posizione. La seconda posizione è che mentre scrivevamo, noi non avevamo in mente di fare un capitolo sulla parte, per esempio, della crisi economica, né una parte di capitolo che poi il secondo capitolo, quello che abbiamo chiamato, come dire, cambio di scena sul federalismo fiscale. In realtà noi abbiamo aggiunto questi due capitoli perché ci siamo accorti in realtà che dalla prospettiva della più grave crisi da dopoguerra ad oggi noi non potevamo fingere che il tema delle infrastrutture, dei trasporti e della riforma più radicale dello Stato e delle altre priorità che avevano agenda di riforme lunghe potesse essere, come dire, non presa in considerazione. E nemmeno che queste cose potessero essere orientate in una prospettiva di vista corta. Un grande italiano, mancato prematuramente, che ha scritto un libro bianco sull'assetto delle infrastrutture, parlava di sottocapitalizzazione del paese. Lo citiamo nel libro ed è un omaggio a Tommaso Padoa-Schioppa, e qua diceva che il nostro paese purtroppo è stato vittima per troppo tempo di una vista corta e manca le visioni strategiche. Ecco, io credo che questo lavoro che abbiamo fatto, nessuno di noi ha la pretesa, di andare in cattedra data della nostra età, ma l'idea era quella di provare a mettere in fila una comprensione di come siamo, quali sono i nostri punti di debolezza e definire anche con una certa chiarezza e popolarità le cose che dal nostro punto di vista bisognava fare per rilanciare la crescita, perché le infrastrutture e in genere il settore dei trasporti sono un gap, un vantaggio competitivo o un ritardo competitivo, qualcosa che aumenta la crescita, qualcosa che la riduce. Se noi siamo indietro su queste cose abbattiamo la probabilità di crescita del nostro paese, e noi oggi vinciamo nel nostro paese soltanto se riusciamo a riprendere a fare delle cose serie sul tema delle infrastrutture e dei trasporti, perché sono un vantaggio, comandano la capacità di attrarre investimenti dall'estero. Uno svincolo autostradale attrae degli investitori, una buona autostrada, una buona velocità commerciale attrae leader nel settore industriale, delle multinazionali, eccetera. Quindi questo è un tema molto importante, insieme all'innovazione e alla produttività. Se non riusciamo a fare un passo in avanti sul tema delle infrastrutture, sull'intervento della produttività, che pro capite in Germania è più alto del 30% che in Italia, e sul tema dell'innovazione, dove per innovazione vuol dire investimenti in ricerca e sviluppo, dove in Germania si investe il 3% del PIL, noi ne investiamo 0,5% del PIL e la Francia ne investe 2%, noi continueremo a marcare un grave ritardo e a crescere molto meno di quanto crescono gli altri paesi europei, dentro un'Europa che cresce meno degli Stati Uniti e ovviamente cresce molto meno del mondo. E in una prospettiva, e chiudo così, in una prospettiva di una società che non cresce, c'è poca speranza e c'è poca progettualità.